Alla dottoressa Giovanni Petrocca, primo questore donna di Cosenza, per essersi distinta per la legalità, l'impegno sociale e civile. Questa è la motivazione del premio donna promosso dal CIF, Centro Italiano Femminile della cittadina tirrenica di Cetraro. Avere un premio come donna è una cosa importantissima, soprattutto su un argomento finalizzato ad un argomento come quello del femminicidio, della lotta contro la violenza alle donne. Io nella mia carriera ho avuto diversi premi su questo argomento e ogni volta è stata la stessa emozione, perché essere donna nella Polizia di Stato oggi è una conquista che abbiamo ottenuto ormai da tantissimi anni, ma che ogni volta che si ricopre, che una di noi ricopre una carica diciamo importante che fino ad anni fa non era prevedibile, è un motivo in più il quale si rinnova questa soddisfazione e questo orgoglio di portare la divisa della Polizia di Stato. Tra l'altro può essere considerata una conferma di quello che lei ha pronunciato nel suo discorso di insediamento, che quello sul femminicidio sarebbe stata una delle sue battaglie più importanti. Il progetto della questura, Questo non è amore, che lei vuole fortemente continuare. Sì, il progetto, che è un progetto del Ministero, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, voluto fortemente dal nostro capo della Polizia, è un progetto che io intendo assolutamente portare avanti, perché non perché sia soltanto un obbligo diciamo istituzionale, ma perché è veramente uno strumento utilissimo, uno strumento che ci porta insieme, ci porta tra la gente, ci porta ad avere contatti con diverse persone che magari per questo argomento sono un po' intimorite, un po' diciamo restie a venire in un ufficio di polizia. Quindi è stato deciso, andiamo noi incontro a loro per poter dare una mano, per poter aiutare, e quindi prima di arrivare a un'attività di repressione propria diciamo dell'attività di polizia, e cercare di incrementare la prevenzione, cioè di dare più informazioni possibili affinché queste tragedie diventino sempre più lontane. Nel suo intervento lei ha precisato anche questa cosa. È chiaro che questi convegni, soprattutto quando si tengono nelle scuole e fatti da personale specializzato, che come le associazioni sono sempre in primo piano, sono delle cose positive, delle attività positive, però è chiaro che io come poliziotto, ma come donna, come tutti noi, insomma, mi auguro che questi convegni non debbano più essere fatti per ricordare ragazze uccise, ragazze morte, ma magari per parlare di cose belle, di attività di prevenzione diversa, e fare in modo appunto che il femminicidio sia un ricordo sempre più lontano.